Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con un'arma che non è in realtà nemmeno tanto forte, nemmeno tanto scarsa, più che particolarmente buggata. Sto parlando del fucile del Raid, Forza delle Tecnidi. Fucile a fusione che, come ho detto, è veramente buggatissimo perché non saprei dirvi per quale motivo, ma adesso andiamo subito a vedere perché ne parliamo più nel dettaglio. Abbiamo un telaio adattivo, quindi un'impugnatura di ottima fattura, affidabile e resistente. Tre tipi di canna: direzione controllata, una canna leggermente ventilata che controlla notevolmente il rinculo e aumentando la maneggevolezza. Una canna estesa, quindi un'estensione pesante per canna che aumenta la gittata riducendo la maneggevolezza e controllando moderatamente il rinculo. E calibro ristretto, una canna con doppio rinforzo che aumenta la gittata e la stabilità. Ho preferito mettere canna estesa perché aumenta al massimo la gittata, che in fusione diciamo che sia quello un attimino più conveniente. Dopodiché abbiamo due batterie, bobine acceleranti che velocizza la carica e riduce il tempo di carica ma anche l'impatto, e ripetitore particellare, riduce il rinculo per ogni colpo aumentando quindi la stabilità. Preferisco mettere il ripetitore particellare perché aumenta l'impatto e anche la stabilità. Perk peculiare, l'ho droppato veramente con dei buoni perk, se non fosse che non funzionano, ovvero caricatore assassino, quindi di caricare dopo un'uccisione aumenta i danni inflitti, e telemetro, mirare con quest'arma ne aumenta la gittata effettiva e l'ingrandimento dello zoom, aumenta la velocità di proiettili quando si mira con lanciarazzi di lanciacanate, che non ci interessa però. Per quanto riguarda la gittata, comunque telemetro è un buon perk. Ci tengo a precisare che l'arma l'ho droppata oltre ad avere telemetro anche con il prodigio della gittata, quindi non è al massimo, anzi cerco di portarlo al massimo solo per questo video, giusto per vedere che sia questo che effettivamente la rende così. Prodigio della gittata al massimo, telemetro, una buona gittata poco più bassa dell'ingrediente principale. Quindi andiamo subito a vedere in partita come se la cava. Ok, desolazione, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Vedete, rimane un one shot, porca miseria. Non ha senso sta cosa, cioè, come può un fusione far rimanere un one shot un nemico da quella distanza? È per questo che io dico che è buggata, perché a livello di caratteristiche non è particolarmente cattiva o cose varie. Ha poco meno impatto del ingrediente principale, che comunque è un ricognizione, è un fusione, scusate, molto molto particolare, molto anche tumorogeno, se proprio vogliamo entrare nel dettaglio, anche se tumorogeno ovviamente non esiste. E quindi penso che con lo stesso impatto, poco meno impatto diciamo, con la gittata che è bene o male la stessa considerando anche il prodigio, con telemetro e da quelle distanze, non capisco come non possa shottare. Tra l'altro il fatto che io lo definisca buggato è perché spesso, trovandomelo contro, mi si aprono da distanze abissali. Tipo, se fossi stato io quello sarei morto tantissimo. Adesso, per esempio, da quella distanza ho fatto lo stesso danno che c'era all'inizio. Per quale motivo? Non sto capendo. Che poi, tra l'altro, uno può dire, è vero che ha il tempo di ricarica decisamente minore rispetto all'ingrediente principale, e quindi potrebbe avere un impatto minore. Per esempio, adesso, questo perché è morto? Secondo quale fisica? Secondo quale logica? Aveva la super attiva, cioè, e l'abbiamo shootato quando non abbiamo shootato quello normale prima. Ah, fuggi. Questo non è morto. Cioè, capito? Il pompa da... Ah, campagnatore, ma... Gli ho sparato una raffica da una distanza minima e non è morto. Per questo ragazzi dico che l'arma è buggata, perché è veramente stranissima, non si capisce come farla funzionare, se sia forte, se sia scarsa, quali siano eventuali difetti. Questo perché non è morto? Io l'ho scaricato pure in testa i colpi. Ditemi ragazzi nei commenti se voi magari avete droppato la stessa arma con perk diversi e quindi non so, è forte, è scarsa, quello che ne pensate di quest'arma. Che è successo? Vabbè, dicevo, quello che ne pensate di quest'arma, perché, boh, io rimango un po' perplesso. Che poi, tra l'altro, con tutta questa gittata dovrebbe uccidere, come ho detto, da distanze più lunghe. Considerando che non lo fa, o che lo fa quando gli para lei, diventa più scarsa di un pompa, perché... Ah, questo l'ha failato il colpo. Dicevo, diventa più scarsa di un pompa. E stavolta invece l'ho ucciso! Che la partita questa l'abbiamo vinta...
se ci prendono una zona facciamo una kill, vabbè, eccola. E adesso andiamo subito con la seconda, vediamo come gli gira. Però ragazzi, avete visto che l'arma è completamente... boh, cioè è stranissima, a volte shotta, a volte non shotta, dipende dalla distanza, che poi non dipende nemmeno tanto dalla distanza, perché poi a volte gli prende bene, a volte gli prende male, non si capisce. Diciamo che il massimo di danno che io ho visto fare è di 39, considerando che spara penso 4 colpi, 3x4 12, 120, 9x4 32, fa 152. Perché? Com'è possibile che a volte shotta e a volte no? Se il massimo di danno che io ho visto fare è 39, o spara 5 colpi, ma comunque fa 180 qualcosa, 190. Quindi, boh. Quindi non capisco. Vabbè, andiamo a vedere subito sta prossima partita. Se magari, non lo so, Mara si sveglia e ci vuole degnare di un po' più di danno, un po' più di data, boh. Ok, vediamo se qui in fortezza riusciamo a fare qualcosa di meglio, anche se la vedo dura considerando la mappa. E considerando anche il fatto che ci ha messo 30 anni per trovarmi la partita. Quanta gente! Ecco, per esempio questo è morto adesso. No, comunque non si capisce, raga, ma quanti colpi spara un fusione? Perché se fa 38 di danno, dovrebbe sparare 6 colpi per shottare. Dominio totale. Continuate così. Zona persa. Fa 38, com'è possibile? Aiuto! Dopo ci guardo. Vabbè, non lo spreco manco il colpo. La tenta. No, non è morto. A caso, vabbè. Mara ha durato poco la sua benedizione. E la bagganza di quest'arma si fa sentire anche in questa partita, eh? Certo, fortezza non è proprio la mappa migliore per usare un fusione del genere, se si può definire fusione. Ma questo c'ha mezza vita. Va bene che è morto. Andiamo qua. Ciao. Due colpi. Cioè, vedete però, la nuttata c'è. Il problema è che i colpi non entrano, perché queste qua, il danno io che io ho fatto è sempre di 38 a colpo. Ma gli altri colpi dov'erano? Se li sono mangiati? Boh, non capisco. Hai conquistato la zona A, dominio totale. Adesso l'abbiamo ucciso, vedo che aveva poca vita, però. Cioè, ormai sto video è diventato un uccido o non uccido? Non uccide. Perché questo è morto? Non ha senso sta cosa. No, volevo fare fusione dopo la super mista, così bam bam bam. Dov'è il tipo? No, perché ho sparato questo colpo? E invece Luco... ok, scherzavo. Anche se avrebbe potuto benissimo farlo, ha deciso di non uccidermi col terrestre. Ma non è che era la tappa lontana, semplicemente lui ha deciso di non farla. Quando vogliamo morire? Vedete quando io dico che l'arma è buggata? Ok, abbiamo vinto anche questa. L'arma, ragazzi, cioè, è buggata, non c'è niente da dire. Non si capisce secondo quale criterio riesca a uccidere o no. Intanto si mangia i colpi, intanto gli manca la gittata. Boh, non si capisce, non si sa. Quindi, ragazzi, questo era il Forza delle Tecniche. Se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate, condividetelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete. Che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione. Anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Sono Gaul, per la tua luce.